Gloria a Dio. Stasera leggiamo nell'Evangelo secondo Luca, capitolo 15, dal versetto 11. E Dio sia lodato. Gesù disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò tutti i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui mi muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Fin qui la lettura della parola. Preghiamo un momento, chiniamo i nostri capi insieme. Padre nostro, grazie con tutto il nostro cuore. Grazie per la tua presenza, grazie per la tua parola, Signore, che metti dinanzi agli occhi del nostro cuore. Tramite essa, Signore, ristora, edifica l'uomo interiore. Dacci grazie di essere più consacrati a te. Ma attraverso questa parola raggiungi stasera chi è lontano da te, chi si sente perduto, chi ha sperperato ogni bene, chi non ha pace e felicità nel cuore, che possa rientrare in sé e muovere dei passi di fede verso di te per trovare grazia, perdono ed essere ristorato nella tua presenza. Noi ti ringraziamo nel nome prezioso di Gesù, benedetto in eterno. Gloria al Signore, alleluia. Questo testo fa parte di un gruppo di parabole che il Signore racconta, quella della pecora smarrita che trovate al verso 1 di questo capitolo, poi della dramma perduta dal verso 8, questa donna che perde una delle 10 dramme e si dà alla ricerca finché non l'abbia ritrovata, e poi leggiamo: così vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. La stessa gioia la vediamo anche quando il pastore ritrova questa pecora smarrita. Al verso 7 è scritto: vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. E anche nella parabola del figlio prodigo abbiamo letto che si misero a fare gran festa perché questo figlio era perduto ed era stato ritrovato, era morto per il papà ed era ritornato in vita. Si misero a fare gran festa. Gesù quindi continua in questo gruppo di parabole
per rendere chiaro e che sia chiaro a ciascuno di noi anche stasera la grande gioia del Padre quando un peccatore si ravvede, quando un'anima si arrende nelle mani del Signore, quando un peccatore viene liberato dalle tenebre perché si affida nelle mani di colui che è la luce del mondo. C'è una grande gioia nel cuore del nostro Padre Celeste, e tenendo in mente questo contesto che è la gioia del Padre Celeste del vedere un'anima salvata, ovviamente la gioia riguarda anche quell'anima che si arrende nelle mani del Signore, è una gioia ineffabile e gloriosa, è una gioia incontenibile, è una gioia che l'uomo non ha mai sperimentato anche nelle esperienze più belle della vita. La gioia della salvezza non si può spiegare, non si può descrivere, non la possiamo illustrare in nessuna maniera. La gioia della salvezza bisogna gustarla, bisogna provarla. È una gioia interiore del cuore. E allora teniamo bene in mente anche il contesto nel quale Gesù parla di queste parabole, dove inserisce anche questa del figlio al prodigo, che ci rivela che i farisei in realtà avevano criticato, stavano criticando Gesù perché egli andava in cerca dei peccatori, perché entrava in casa dei peccatori, perché stava insieme ai peccatori. Ho detto in altre circostanze, lo dico anche stasera, io ringrazio Gesù con tutto il cuore perché stava con i peccatori, perché è venuto anche a casa mia, è venuto a incontrare anche me che ero un peccatore. Dio sia lodato, Dio sia lodato, lo possiamo dire insieme. Egli non si è vergognato di venire a casa nostra, non si è vergognato di spendere del tempo insieme a noi, e non si vergogna ancora di entrare nel cuore, nella vita di quanti si sentono peccatori, disprezzati, falliti, allontanati dagli altri. Gesù è il vero amico che ci viene a prendere nella condizione di fallimento, di peccato, e ci dà dignità, ci salva, ci eleva quindi alla condizione di figliuoli suoi. E quindi ecco che i farisei criticavano Gesù, i religiosi di quel tempo, ripeto, criticavano Gesù perché entrava in casa dei peccatori per parlare con loro, ma egli parlava con loro del regno dei cieli. Egli non confabulava circa il peccato insieme ad essi, ma parlava con loro dell'amore del Padre, parlava con loro del programma, dei progetti che il Padre ha per ogni essere umano, parlava con loro di come avrebbe potuto essere la loro vita se fosse stata resa al Signore. E Gesù mostra ai farisei tramite le Scritture e anche a noi quanta gioia, quanta allegrezza Dio stesso ha per la salvezza di una sola persona. E per questa ragione racconta queste parabole e sottolinea la gioia. Vi dico, così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. E si misero a fare gran festa. Abbiamo letto qua, i farisei dovevano sapere che il Padre Celeste prova una grande gioia nel vedere un peccatore venire a Gesù. Gloria al Signore. Noi ringraziamo il Signore. Una delle ragioni per cui egli è venuto proprio per cercare e salvare ciò che era perduto. E allora chiunque si sente perduto, chiunque si sente smarrito, chiunque si sente magari non compreso, allontanato dagli altri, sappi che Gesù ti sta cercando. Egli non ha mai smesso, egli come pastore supremo delle anime nostre continua a cercare, e continua a cercare anche attraverso la strumentalità della Chiesa, attraverso la predicazione dell'Evangelo, attraverso l'opera di evangelizzazione, la diffusione della parola di Dio. Egli sta cercando i perduti e desidera che ogni perduto sappia che Dio lo ha tanto amato e ha donato il suo unigenito figliuolo affinché possa essere salvato. Gloria al Signore. E quindi alla luce di questo leggiamo questa parabola, forse
forse la parabola più conosciuta di tutta la scrittura, non lo so, è una parabola che credo che anche coloro che non hanno dimestichezza, non sono avvezzi allo studio della parola di Dio, hanno udito parlare della parabola del figliol prodigo, e questa parabola meriterebbe veramente uno studio accurato a parte, una dedizione del nostro cuore particolare nel leggerla pregando il Signore per conoscere a fondo il cuore del nostro Padre Celeste, di conoscere il grande amore del nostro Padre Celeste. Ma noi vogliamo notare anche stasera quanto è grande la gioia del Padre, ma nel vederci anche qui a celebrare il suo nome, ad adorarlo, a ringraziarlo e a cantare che siamo stati redenti o no, vuol dire che abbiamo creduto nel suo figliuolo Gesù. Il cuore del Padre gioisce quando la Chiesa si riunisce. Gesù stesso disse: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, ecco, io sono presente in mezzo a loro. Ed egli è presente con gioia dove il suo nome viene onorato, il suo nome viene celebrato. Questa parabola mette in evidenza tante verità importanti, fondamentali. Ci mostra innanzitutto la ribellione, la stoltezza dell'essere umano. Quanto è testardo, quanto è ribelle l'essere umano. E la prima cosa che emerge, in quanto per natura l'uomo sceglie di allontanarsi da Dio, sceglie di voltare le spalle a Dio, ha scelto di disubbidire a Dio, continua a disubbidire a Dio e cerca la contentezza, cerca la gioia nel mondo. E cerca la gioia nel mondo perché non ha conosciuto la gioia del Padre. Cerca la pace nel mondo perché non ha conosciuto la pace di Gesù, la pace di Dio, quella pace che dice la Scrittura che supera ogni intelligenza, va al di là di ogni possibile immaginazione umana, è una pace che riempie appieno il nostro cuore. Eppure l'uomo nella sua stoltezza, nella sua ribellione, nel suo rigetto di Dio, sceglie il mondo, ha scelto le tenebre piuttosto che la luce. Che tristezza nel cuore nel vedere l'umanità intera come un fiume che scorre al contrario, come un fiume che va verso la perdizione, verso un baratro. Ma quando Dio opera, la persona si rende conto, la persona rientra in sé. E noi vogliamo benedire stasera il nome del Signore, perché questa parabola ci insegna pure che Dio è all'opera. E quando Dio opera, ecco che l'uomo può rientrare in sé, l'uomo può riflettere e rendersi conto di essere schiavo del peccato e rendersi conto di avere bisogno di salvezza, di avere bisogno di tornare al Signore e di tornare con tutto il cuore. Si rende conto l'uomo di essere in condizioni pietose e allo stesso tempo pensa alla bontà del Padre. Dio sia lodato perché egli opera, si manifesta, e il fatto che Dio si manifesta all'uomo fa riconoscere l'errore nel quale l'uomo si trova. Ricorderete anche certamente la storia del profeta Isaia, quando vede la gloria di Dio nel Tempio, quando vede questa rivelazione speciale di Dio, vede anche se stesso. Nel vedere la santità di Dio, nel vedere la purezza e la gloria di Dio, si specchia e vede anche le sue brutture, vede il suo peccato, vede la sua miseria, vede la sporcizia dell'anima sua e dinanzi alla gloria di Dio può dire: povero me, peccatore, sono perduto. Dio sia lodato perché quando si rivela in tutta la sua gloria attraverso la sua parola ci permette di riconoscere dove siamo sprofondati, dove siamo caduti, quanto lontani siamo dal Signore e riconosciamo il bisogno di ravvedimento, il bisogno di tornare al Padre nostro celeste. E questa è una frase che leggiamo in questo testo riguardo a questo giovane: allora rientrato in sé disse:
quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui mi muoio di fame. Questo rientrare in sé è anche il frutto dell'opera che Dio compie nella sua vita e nel suo cuore. Ma prima di ravvedersi, il figlio quindi di quest'uomo in questa parabola, che rappresenta l'uomo peccatore, non aveva mai amato veramente il padre. Rappresenta anche tanti che vivono nella casa del padre ma non amano veramente il padre. Voleva solo ricevere quanto poteva dal padre, ma non voleva la comunione dal padre. E questo già ci insegna un fatto molto importante. E pongo una domanda: qual è la ragione per cui sei qui stasera? Qual è la ragione per cui cerchi il padre? Cerchi il padre per un bene materiale, per una soddisfazione materiale, per una necessità materiale, per stare meglio fisicamente e stare meglio economicamente? Cerchi un benessere provvisorio, terreno, materiale, o cerchi il padre perché senti il bisogno della sua presenza, di avere comunione con lui, perché riconosce che ti ama e riconosci di amarlo con tutto il cuore? Questo giovane cercava il padre e stava, ma voleva soltanto i beni del padre, ma non la comunione col padre. Fa una scelta: dammi i beni che mi spettano perché me ne voglio andare in un altro luogo. Lascia la casa del padre, fa una scelta, rigetta la comunione con il padre, sceglie solo i beni del padre. Padre Celeste potrebbe abbondarci di ogni bene. Dio può ogni cosa, è vero o no? Potrebbe provvederci in maniera straordinaria di salute, di denaro, di tutto ciò che desideriamo, ma questa storia ci insegna che a nulla servono i beni del Padre. La cosa più importante è avere il Padre. I beni del Padre si possono sperperare e possono terminare, ma chi ha il Padre ha una gioia che dura in eterno. Gloria al Signore. Ha una gioia che non viene mai meno dinanzi ad alcuna circostanza, perché è la gioia della presenza del Padre. Questa è la condizione dell'uomo naturale, che vuole soltanto che Dio gli conceda il maggior numero di benedizioni possibili. Questo rappresenta anche il credente che prega Dio, che si presenta al cospetto del Signore, ma soltanto per chiedere benedizioni da Dio. E il credente che prega e dice sempre: dammi o dacci, Signore, abbiamo bisogno. E il credente che vuole sempre benedizioni da Dio, senza però volere Dio stesso nella propria vita, senza desiderare di rimanere in comunione vera, spirituale, profonda con il Signore, senza godere dell'abbraccio del Padre, dei baci del Padre, della presenza del Padre, senza desiderare la persona del Signore. Questo modo di vedere Dio equivale a disprezzare Dio, equivale ad offendere Dio, e si chiama peccato. Non necessariamente bisogna commettere un'azione cattiva per riconoscerla come peccato, ma il fatto stesso di non desiderare la comunione, la presenza del Signore, è peccato. Significa disprezzare Dio, significa che possiamo fare a meno di Lui, e questo rattrista il cuore del Signore, questo rattrista anche lo Spirito Santo. Ci aiuti il Signore ad apprezzare la sua presenza. È la cosa più bella. I miracoli che accadono nel nostro cuore,
la pace, l'edificazione, la consolazione che possiamo sperimentare quando ci troviamo in comunione spirituale col Signore, mentre siamo col cuore legati alla Sua parola, mentre preghiamo con tutta l'anima nostra il Signore, mentre adoriamo, mentre cantiamo, mentre ascoltiamo la voce dello Spirito Santo nel nostro cuore, mentre riceviamo la predicazione della parola nella nostra vita, l'anima nostra si edifica, l'anima nostra si consola, mentre godiamo anche dell'esercizio dei carismi dello Spirito Santo manifestati nella Chiesa, l'anima nostra si consola, si edifica, si ristora, e questo vale più di tutte le ricchezze di questo mondo. E alla luce di questa immensa offesa contro Dio, di questa offesa di non volere la Sua presenza, la Sua persona, ma volere soltanto i Suoi beni, ciò che il Padre ci deve, e allora di fronte a questa grande offesa, di questo terribile peccato di disprezzare Dio, l'uomo peccatore non meriterebbe assolutamente nulla. L'uomo che volta così le spalle al Signore, l'uomo che è opportunista, che vuole soltanto grazie, che vuole soltanto beni da Dio, ma non vuole Dio stesso, non merita assolutamente il perdono di Dio. E Dio sarebbe giusto, umanamente parlando, se rifiutasse di perdonare l'uomo, mandandolo semplicemente nel tormento eterno. È un ragionamento che fila, è logico dal punto di vista umano. Invece Dio non ragiona in questa maniera. E io dico: Dio sia lodato. Non ragiona in questa maniera. Sia benedetto il nome del Signore. Dio offre all'uomo la possibilità di ravvedersi. Dio offre all'uomo la possibilità di ricevere il perdono. Dio offre all'uomo la possibilità di ricevere la salvezza. Egli non smette di cercare quest'uomo che si è allontanato. Abbiamo citato soltanto di questa pecora che lascia il gregge, che si allontana, si smarrisce. Egli quindi lascia le 99, si mette alla ricerca, va dietro a quella perduta finché non la ritrova. E ritrovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle e la riporta indietro. E ci fu grande gioia. Così anche questa dramma smarrita rappresenta l'uomo, l'essere umano che è lontano dal Signore, che è perduto nei falli e nei peccati. Egli, nell'immagine di questa donna, non si dà pace, sposta ogni mobile, comincia a spazzare la casa finché non la ritrova. E rivediamo questa attitudine del cuore di Dio anche in questo papà di questo ragazzo che ha voluto i suoi beni, che lo ha disprezzato, che lo ha offeso, che gli ha voltato le spalle, se n'è andato in un paese lontano, ha sperperato tutti i suoi beni, tutto ciò che erano sostanze del padre le ha sperperate nel vivere dissolutamente. Eppure questo papà, il cuore di questo papà, ogni giorno guardava all'orizzonte nella speranza di vederlo apparire, e nel momento in cui vede questo giovane muovere passi verso la casa paterna, egli stesso non riesce ad aspettare che giunga fino alla casa e corre incontro, gli va incontro. Gloria al Signore. Umanamente ragioneremmo in modo diverso, ma noi dobbiamo pregare il Signore affinché il sentimento, lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, si manifesti nella nostra vita. Umanamente avremmo detto: aspetta che arriva e poi facciamo i conti. E forse le prime parole sarebbero state: e dove sei stato fino adesso? Chi sono stati i tuoi amici? Vai. Non hai più diritto, hai sperperato i tuoi beni. Eppure questo padre gli corre incontro. E sì, anche se meritiamo il giudizio di Dio, e la Scrittura ci insegna che tutti hanno peccato
e sono privi della gloria del Signore. Non c'è nessun giusto, neppure uno, e il salario del peccato è la morte. Eppure Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E dice la parola che in questo consiste l'amore di Dio, che mentre eravamo ancora peccatori, nemici, Cristo dava la sua vita per ognuno di noi sul legno della croce. Gloria al Signore. Eh sì, dicevo, Dio invece offre la possibilità di ravvedimento, la possibilità di perdono, la possibilità di salvezza all'uomo che gli ha voltato le spalle. Non solo, ma Dio prova una grande gioia quando un peccatore si ravvede e torna a Lui. Gloria al Signore. Che cuore grande ha il Padre nostro celeste. Che desiderio grande ha stasera di vedere magari qualche altro figliuolo perduto, qualche altra anima smarrita, tornare a Lui. Gloria al Signore. Apri il cuore a Gesù. Torna con fiducia. Rallegra il cuore del Padre. Fa che vi sia festa stasera stessa, perché no, nella casa del Padre. Sottolinea anche questa terza parabola che abbiamo letto, l'immensa gioia che Dio ha ogni volta che un peccatore si ravvede. E quindi rileggiamo questa storia pensando e notando quindi il cuore del Padre, la generosità, la benignità, la misericordia, la fedeltà di questo Padre. Il figlio può venire meno, si permette di voltare le spalle, di essere infedele, ma il cuore del Padre rimane sempre fedele, perché Dio è fedele e Dio non può rinnegare se stesso. Il cuore del figlio può anche decidere di non amare più il padre e, ripeto, di voltare le spalle, di allontanarsi, di andare addirittura in un paese lontano perché non vuole vedere più la faccia del padre. Ma Dio non può rinnegare se stesso. Dio è amore e in Lui non c'è ombra di capovolgimento. Tutto può cambiare, ma Dio non può cambiare. Dio è onnipotente, Dio può fare ogni cosa, ma vi sono delle cose che Dio non può fare. Pur essendo Dio, vi sono cose che non può fare. Non può rinnegare se stesso. Dio non può odiare, perché è amore. Dio non può essere tenebra, perché è luce. Non può essere infedele, perché Dio è fedele. E il fatto che Dio non possa mutare ci permette stasera di affidarci con tutto il nostro cuore. Anche l'amore umano può vacillare, può venire meno. Anche l'amore umano a volte si fonda sugli interessi. E quando vengono meno certe certezze, certi interessi, ecco che cala anche il livello di amore, fino in alcuni casi a diventare odio. Questo è l'amore umano. Ed è sempre un punto interrogativo potersi affidare ad un altro o ad un'altra dal punto di vista dell'amore umano. Chissà come andrà. Resterà fedele fino alla fine o no? Ho fatto la scelta giusta oppure no? Ma questo è un ragionamento che non possiamo neanche immaginare. Non ci sfiori neanche il pensiero, il fatto che Dio possa mutare nel suo amore, nella sua fedeltà verso ciascuno di noi. Posso temere di affidarmi ad un uomo, ad una donna, ma non potrò mai temere di affidarmi al Signore. E la parola ci invita ad accostarci a Lui con piena fiducia, con tutto il nostro cuore. Gloria al Signore. Questo padre era così pieno di gioia che non poté più aspettare che questo figlio arrivasse davanti casa, ma gli corse incontro, lo abbracciò, lo baciò, lo ribaciò e quindi già manifestò la gioia del suo cuore nella sua vita. Con questo semplice messaggio mi voglio
proporre stasera, questo è stato il desiderio del cuore mentre meditavo questo testo, proporre di aiutare a incoraggiare i credenti, di aiutare a incoraggiare anche gli amici che sono fra di noi stasera ad una reale, personale comunione con il Signore. Non soltanto i beni, non soltanto le benedizioni, ma vogliamo cercare la faccia del Signore. Vogliamo cercare il suo volto. Vogliamo ritrovarci nella sua presenza con questi abbracci, questi baci, in una condizione di comunione vera, profonda con il nostro Padre Celeste. Ci vogliamo sentire al sicuro fra le sue braccia, al sicuro nella sua casa. Gloria al Signore. È la cosa più bella, e voglio incoraggiare ciascuno a questa personale comunione con Dio, e quindi ad aiutare ciascuno stasera, anche credenti che vacillano, a rientrare in sé, come abbiamo letto di questo giovane. Allora, rientrato in sé, vogliamo rientrare in noi, anche nel nostro modo di pensare. Anche la nostra comunione con il Signore, abbiamo bisogno di Lui. Ricordate Mosè, quando il Signore stesso gli disse: vai, io manderò un angelo davanti a voi, vi introdurrà nella terra che vi ho promesso. A conti fatti, umanamente parlando, Mosè avrebbe potuto dire: ci sta bene, ci hai promesso la terra, anche un angelo, l'importante è che godiamo di questo bene che ci hai promesso. Eppure Mosè a un certo punto disse: no, Signore, se la tua presenza non viene con noi, non ci fare neanche partire da questo luogo. Sarebbe stato meglio rimanere a vita in mezzo al deserto, ma con la presenza del Signore, piuttosto che in una terra dove stille il latte e il miele, piogge in abbondanza, bene di ogni genere, senza la presenza del Signore. Che cosa conta di più per te? Contano i beni del Signore? O vuoi la presenza del Signore? Invoca il nome di Gesù stasera stesso, digli: Signore, io ti amo e voglio godere di questa profonda, vera, personale comunione con te. Gloria a Dio. E anche se sei lontano, il Signore si muoverà, e lo sta già facendo, lo sta facendo attraverso le circostanze. Forse non ti rendi conto, lo sta facendo attraverso la predicazione della parola. Forse non ti rendi conto, lo sta facendo attraverso il consiglio di una persona che conosci. Forse non ti rendi conto, egli sta già agendo. Questo ragazzo si ritrova in una condizione che a un certo punto la possiamo definire spalle al muro, si ritrova costretto. Leggiamo nella scrittura che venne a trovarsi nel bisogno, perché nel paese venne una grande carestia dopo aver speso tutto. E mi sono posto la domanda, e nel mio cuore ricevo anche la risposta: ma questa carestia chi l'ha permessa? Chi ha mandato questa carestia? Chi è che ha creato le circostanze per far ritrovare questo giovane solo, nel bisogno, dopo aver speso tutto? E la cosa peggiora ancora, finché giunge al punto di arrendimento, non avendo più nulla, non avendo più denaro ed amici, si mise con uno degli abitanti di quel luogo a pascere i porci, e si ritrova a desiderare addirittura di mangiare ciò che mangiavano i porci. Ma non era possibile, i porci non gli davano tempo, perché ve n'era poco, vi era carestia. Significa che scese quindi al compromesso, abbassò se stesso fino a divenire schiavo di un uomo di questo paese lontano, di un uomo che lo rende a livello dei maiali. Il suo orgoglio non c'era più, la sua dignità non c'era più, non aveva più nulla, la sua potenza di denaro l'aveva dissipata. Le circostanze dettarono quindi un cambiamento di attitudine nel cuore di questo giovane. Mi viene in mente Giona, ricordate Giona, disubbidisce,
volta le spalle a Dio, vuole fuggire dalla presenza di Dio, non vuole fare la volontà di Dio, non la pensa come Dio e quindi giudica Dio per il suo pensiero di salvare Ninive e si imbarca per andare lontano. Dio stesso mandò una grande tempesta, dice la parola. Dio fu l'autore di quella tempesta, ma non per spaventare quell'uomo, ma per indurlo a riflettere, per metterlo con le spalle al muro. E a volte il Signore ci mette con le spalle al muro, ma quando sei con le spalle al muro, rientra in te stesso. Perché lo Spirito Santo che sta operando per farti considerare, per farti riflettere il fallimento nel quale sei caduto, la condizione di miseria morale e spirituale nella quale ti ritrovi, perché hai voluto lasciare la casa del Padre, perché nel tempo hai voluto soltanto i beni del Padre, le benedizioni del Padre, ma non la sua faccia, non la sua presenza, non la sua persona, non il suo amore. Hai scelto un paese lontano, ti sei allontanato e hai sperperato tutti i beni che Dio ti ha dato. La gioia, la pace, la salute pure si sperpera nel peccato e si perde ogni grazia, ci si ritrova in miseria, in carestia e nessuno può aiutarci. È Dio che crea a volte le circostanze per indurci a rientrare in noi stessi. Gloria al Signore. Giunse quindi al punto di realizzare, al verso 17 leggiamo, allora rientrato in sé. Dio sia lodato per certi metodi che usa, purché ci aiuta a rientrare in noi. E quanti hanno bisogno di rientrare in sé? E quando rientrò in sé, disse: ma quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza ed io qui mi muoio di fame, io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Gloria al Signore. Quando lo Spirito Santo agisce, muove le circostanze a volte, e le circostanze ci debbono far riflettere. Perché se le cose non stanno andando bene nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo lavoro, negli studi, rifletti con tutto il cuore. Ma sto forse in un paese lontano? Come va il mio rapporto con il Signore? Sto cercando e gustando la presenza di Gesù e del Padre Celeste nella mia vita? Ho l'abitudine di entrare in quella camera segreta dove il Padre vede nel segreto, è nel segreto, dove io e Lui possiamo stare da soli ed edificarci? Oppure finora ho sempre chiesto, ho sempre voluto le sue benedizioni, i suoi beni, ma non ho amato la comunione con Lui? E il Signore crea queste circostanze fino al punto di questo cambiamento di attitudine, rientrato in sé. In qualche modo cambiò prospettiva, cominciò a vedere le cose da un punto di vista differente, dal punto di vista del Padre, e dice: quanti servi di mio Padre hanno pane in abbondanza ed io qui mi muoio di fame. E giunge anche alla decisione: mi alzerò. Ci sono tre verbi importanti: mi alzerò è una decisione che va in direzione verticale, mi alzerò e continuerò a salire, nel senso che andrò da mio padre e gli dirò. Gloria al Signore. Vogliamo aprire il cuore accostandoci al Padre Celeste? C'è qualcuno stasera che sente il bisogno di alzarsi moralmente, spiritualmente, dalla fossa nella quale sei caduto, dall'immoralità nella quale probabilmente sei caduto, dalla miseria nella quale sei caduto, nel fallimento nel quale sei caduto, nella disperazione, nella fame nella quale sei caduto? Prendi una decisione saggia, forse l'unica vera saggia decisione della tua vita. Alzati,
Vai verso il Signore, invoca il nome del Signore, gli dirò, dice qui, apri anche la tua bocca e di al Signore quello che provi, di al Signore quello che senti nel cuore, ma soprattutto confessa il tuo peccato. Io andrò, gli dirò, Padre, ho peccato contro Dio e ho peccato anche contro te. Ho peccato, Signore, e quindi trattami come uno dei tuoi servi. Vai pentito al Signore con tutto il cuore e digli, confessa, ho peccato, perché se il pentimento è reale, se il pentimento è reale, il risultato è l'azione di Dio verso di te, straordinaria, gloriosa. Perché se il pentimento è reale, ti alzerai con tutto il cuore per invocare il nome del Signore, per dire, Signore, ho peccato, aiutami, perdonami. Perché il peccato non è soltanto una nostra scelta personale. Vi sono molti che dicono, sono fatti miei, ho peccato e quindi sono affari miei. Il peccato è sempre un'offesa fatta a Dio. Sempre, quando l'uomo volta le spalle a Dio, offende Dio, sempre. E non sono fatti miei, hai offeso Dio, colui che ti ha tanto amato, che ha donato il suo figliuolo per te. Ma nonostante che l'uomo offenda Dio, Dio continua con misericordia, con amore a cercare, fino a che ristora il cuore. Presto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito, dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Gloria al Signore. Anche noi eravamo morti, dice la parola, nei falli e nei peccati, ma Dio ci ha vivificati nel suo immenso amore, nella sua immensa grazia, ci ha cercati, ci ha trovati, ci ha vivificati, ci ha risuscitati spiritualmente parlando, e questo è per grazia, non dipende dalle nostre abilità, è per la grazia del Signore. Si misero a fare gran festa. Vogliamo fare festa anche noi stasera e vogliamo rallegrare il cuore del Signore, perché non solo, certo, non dico di fare un passo verso di Lui per rallegrare il suo cuore. Dio non ha bisogno di noi per essere allegro. Egli è il padre della gioia, è il padre dell'amore, è l'ideatore di ogni bene. Dio non ha bisogno dell'uomo, ma accostarti a Lui significa riempire il tuo cuore di gioia, dare un senso alla tua vita. Dio è eterno, eh? Non si mette in discussione la salvezza di Dio, scusate se uso questo termine, egli è il Salvatore, noi abbiamo bisogno di salvezza, l'uomo ha bisogno di andare a Lui. Amen.